adesso stai lavorando a Detto Fatto, no? Cioè questo, sì, questo tuo ruolo. Ecco, spiegami un po' il tuo ruolo e un po' come vedi il programma, questo tuo approdo televisivo. Ma allora, sono ovviamente molto contenta e soddisfatta di questa cosa qua. È nata dalla mia agenzia di comunicazione, che è quella con cui ti sei interfacciato anche tu, Realize Network. Mi hanno proposto questa cosa, ho fatto chiaramente dei provini assieme ad altri talent per prendere il posto della tutor di cucina vegana, e hanno scelto me, quindi sono molto molto contenta di questa cosa, che ci sia anche un po' una sì, che stia iniziando a essere un po' riconosciuta come con questo ruolo, no? Perché ovviamente in passato mi si è sempre accostato magari alla musica, mentre adesso finalmente sto iniziando a avere un ruolo nel food, nella cucina vegana e vegetariana. A Detto Fatto, appunto, mi occupo specificatamente di cucina vegana e vado lì all'incirca una volta al mese, poi chiaramente adesso la mia partecipazione è stata rimandata, doveva essere a metà marzo, ma non posso muovermi come tutti, quindi certo. Si rimanderà. Però è molto, molto bello, sono tutti molto gentili anche nel guidarmi, perché comunque erano le prime volte che andavo in TV a cucinare. Se mi chiedi di cantare o di parlare, non ho problemi perché l'ho fatto tante altre volte, però paradossalmente cucinare era una delle prime volte. E quindi è stato molto bello, molto emozionante, è ancora emozionante perché ogni volta che vado lì mi tremano le mani e quindi rischio di fare anche dei tagli sbagliati delle verdure o delle cose che cucino, però sono contenta, spero che vada avanti, insomma, come esperienza. Senti, ma la musica, visto che hai preso questa strada, è un capitolo chiuso, l'hai accantonata oppure è sempre nei tuoi pensieri? No, non è accantonata, perché ovviamente fa parte della mia vita e farà sempre parte della mia vita, però diciamo che non è più la prima cosa che punto a fare. Se anni fa il mio intento era quello di riuscire a fermarmi come cantante, a oggi non è più così. Chiaramente vado avanti a cantare, a fare musica, adesso con questa quarantena anche un pochino di più, perché ovviamente il tempo a disposizione è maggiore e quindi sto suonando parecchio. Diciamo che la cosa che faccio ufficialmente relativa alla musica è quella di seguire mio papà in tournée e fargli da corista e da supporto musicale. Quindi nello scorso tour suonavo percussioni, il basso in un paio di brani e cantavo e facevo i cori, e nel prossimo tour invece non suonerò più il basso ma farò credo un paio di pezzi con l'ukulele e poi sempre le percussioni. Bello. Oltre ai cori, ovviamente. Bello, bello, bello. Sì. E papà che cosa pensa di questo tuo percorso? Come lo vede? Anzi, prima di papà, volevo chiederti una cosa. Se si trattasse, adesso, questo tuo ruolo in Detto Fatto, ok, è circoscritto, ma se ti proponessero, insomma, se si trattasse di condurre un programma, te la sentiresti? Caspita. Allora, diciamo che dovrebbe essere un programma dove l'accento veneto non viene discriminato, perché faccio ancora un po' fatica a parlare con una dizione perfetta, quindi sì, mi piacerebbe, ovviamente le prime puntate... Anche papà c'ha ancora il suo bel accento veneto, si sente ancora anche quando... Riesce a camuffarlo bene. Riesce un po' a camuffarlo, sì, sì. Lo camuffavo anch'io quando vivevo a Milano, e adesso che sono tornata prima a Verona, poi a Treviso, ciao. Proprio. È ripartito alla grande, vabbè. No, comunque sì, dai, mi potrebbe piacermi, sicuramente sarei un po' a disagio le prime puntate, però credo che svilupperei presto magari la giusta attitudine. Diciamo che tendenzialmente in tutto quello che faccio, se mi piace,
devo cercare di dirlo senza sembrare presuntuosa, però riesco sempre abbastanza bene quando mi impegno, cioè hai una forma di dedizione che ti porta a... esatto, perché ci lavoro tanto, non perché magari io abbia un particolare talento, però perché sei una secchiona, ecco, mettiamola così. Esatto. Dai, a scuola non lo ero tanto perché non mi piaceva molto andare a scuola, vabbè, andavo bene, ma non benissimo. Però diciamo in tutto quello che poi scelgo di fare io, che non mi viene imposto, mi impegno tanto, quindi probabilmente in qualche modo riuscirei a cavarmela anche in un programma, ecco. Senti, e tuo padre che cosa ti dice sul tuo percorso artistico, del tuo percorso artistico? Ma sai, lui chiaramente mi supporta, lui piace tanto quando canto e faccio musica, quindi ovviamente mi porta in giro con sé per farmi continuare a fare anche questo. E ne sono molto felice perché comunque è un'occasione sia per stare in famiglia, perché ovviamente è mio papà, sia per portare avanti quella che appunto è l'altra mia passione, quella della musica. Per quanto riguarda la cucina, ovviamente è contento perché lui è vegano, quindi il fatto che questa cultura venga portata avanti e fatta conoscere al grande pubblico è una cosa che non può che fargli piacere, insomma. Poi hai scritto anche libri a proposito, no? Sì. Cioè con tuo marito. Sì, ho fatto un primo libro con mio papà, che è nato da una sua idea, e lui ha scritto tutta la parte etica sulla cucina vegana e io ci ho abbinato 50 ricette. E mentre allora il primo libro si chiama Sano Vegano Italiano ed è uscito nel 2016-17. Mi pare. Poi invece nel 2019 ho fatto un libro con mio marito che si chiama Radici ed è un libro che parte da una mia idea e da una mia necessità. Io avevo voglia di fare un altro libro di ricette, però forse per il fatto che il primo non era stato solo un libro di ricette ma aveva anche tutta una parte narrativa, mi piaceva continuare su questo filone qua. E quindi essendo mio marito molto bravo a scrivere, avendo un grande talento proprio per quanto riguarda la scrittura. Che lavoro fa? Lui fa il musicista, poi fa il copywriter per varie aziende, quindi si occupa di scrittura fondamentalmente. E adesso... lo scrittore anche, perché ora sta scrivendo un suo secondo libro in autonomia, quindi insomma ha preso questa strada. Certo. Ed è molto bello perché veramente ha un grande talento in questo senso, e da tanti anni voleva fare un romanzo però non aveva mai trovato la scusa buona, diciamo, per mettersi a provare, e quindi ci siamo uniti in questa cosa nel fare un lavoro assieme, lui scrivendo la parte di romanzo e io abbinandoci di nuovo le ricette. Questa volta principalmente quasi tutte del sud-est asiatico, una piccola parte europea invece, e sono ricette che seguono il percorso della protagonista all'interno del libro, quindi questa ragazza che per riscoprire se stessa fa un grande viaggio e tocca vari stati dal sud-est asiatico per poi tornare in Europa e diciamo che tutto il suo percorso è costellato di varie scoperte, tra cui quella della grande passione per il cibo e la cucina, che diventerà poi la sua vita. E quindi ci sono un sacco di ricette ambientate nel libro che poi si ritrovano alla fine del romanzo, ecco, con delle foto e spiegate. Ah, un romanzo culinario potremmo definirlo. Sì, è proprio un romanzo con ricette, è una cosa che non è mai stata fatta finora. Come però, si intitola? Radici. Radici, è proprio l'ultimo, sì. Questo è quello del 2019, giusto? Sì, esatto, è l'ultimo, sì. Quindi sia la televisione, se insomma non dovessero avere preclusioni rispetto al tuo accento veneto, pensi di avere il piglio, la verve sufficiente per affrontare qualcosa? Fare la conduttrice non è una cosa semplice. Non è facile, no. Guarda, onestamente non ci ho mai pensato, però vedo che comunque quando
sono anche sotto pressione, cerco di tirar fuori delle parti di me nascoste che poi mi portano, come ti dicevo, al risultato. Ho visto tra l'altro recentemente che ha detto fatto, ha condotto per più giorni Elisa Dospina, che è veneta anche lei come me, e anche lei ha un bel accento prepotente, quindi chissà, magari un giorno potrebbe essere anche quella una strada, un palcoscenico adatto a questa cosa. Non ho mai pensato alla conduzione di un programma, sinceramente, però se mi venisse proposto lo valuterei sicuramente, mi metterei in gioco, perché no? E di recente sei stata anche, poi chiudiamo, ma sei stata anche nel muro del programma della Hunziker, giusto? Sì, All Together Now. Nel Celebrity Wall di All Together Now. E non ti ho visto, con chi eri, come era inquadrata la cosa? Allora, io ero in prima fila e centrale. Ero accanto a Space One e Ronnie Jones. Ah. Quindi ha due pilastri importanti, insomma. Importanti della musica, insomma. Poi sì, della musica. Space One è il braccio destro di J-Ax e Ronnie Jones è lui. Insomma, è lui, insomma, non c'è bisogno di presentazione.